Bella a tutti ragazzi, c'è iFlex che vi parla ed oggi siamo tornati in un nuovo tutorial. Siamo in un tutorial attesissimo, mi avete chiesto di farlo in tantissimi. E come avete già letto dal titolo, in questo tutorial andremo a farvi vedere, cioè andrò a farvi vedere come fare una mappa Bedwars non moddata, mi raccomando, non moddata. Allora, come prima cosa abbiamo bisogno di questi materiali, ovviamente il vecchio, dopo aver rifatto il mondo del video di ieri, si è attrezzato perché ha denunciato quelli di Minecraft che lo mettono a lavorare griffando i mondi. E quindi in cambio gli hanno regalato quell'elmetto da costruttore, quel cappellino da costruttore. Quindi già il vecchio è un pochino più calmo, infatti lo vedete che non è più arrabbiato come prima. Però giustamente un vecchio ad 80 anni che gli mettete a far fare queste cose è una cosa ingiusta secondo me. Allora, bando però agli scherzi, partiamo subito. Allora, come prima cosa dobbiamo prendere il nostro dispenser mettendolo così verso sopra, mi raccomando. Dopo dobbiamo mettere un ripetitore di pietra rossa, lo mettiamo al tempo più lungo così ci sta più tempo. Poi dobbiamo prendere due pezzi di redstone, 1 e 2. Dopo qui possiamo mettere quanti ripetitori volete in base a quanto volete fare lenta. Allora io per quello di smeraldi consiglio un 4, vi faccio vedere, quindi 1, 2, 3 e 4, ovviamente sempre messi alla velocità minore. Dopo dobbiamo mettere due pezzi di redstone per collegare e qui sempre in questa maniera, ovviamente sempre mettendo il massimo ritardo, ok, fatto. È perfetto, io consiglio 4, a meno che non sia il meccanismo del diamante al centro che ne aggiungo altri 4 per farli diventare di 8, oppure quello dell'ossidiana che è di 10. Sì, raga, perché siccome il villager non ti dà l'ossidiana, io metto tipo un dispenser sempre con questo meccanismo che ti droppa 16 pezzi di ossidiana, non di più perché poi vengono le cose troppo esagerate. Poi per fare tutto qui ovviamente si riempie con tutti gli smeraldi, adesso ho messo solo uno stacco per far vedere un pochino come funziona, poi prendiamo la leva, attiviamo e la togliamo e vediamo che qui fa tutto il percorso e poi continuano a spawnare questi smeraldi. Ok, perfetto, in questa maniera. Poi ovviamente lo andiamo a fermare. Ok, si è fermato, quindi vi faccio vedere un'altra cosa. Non per forza dovete lasciare il dispensiero così, che molte volte la gente ci ficca le mani e prende tutto. Allora io vi consiglio di sopra di mettere un blocco di bedrock. Perché? Perché così la gente non rompe sopra e non ruba le cose dal dispenser. Ora facciamo finta che noi stiamo costruendo una mappa Bedwars. Quindi prendiamo dei blocchi di quarzo e facciamo così. Ad esempio una specie di isoletta stiamo facendo. Però ovviamente piccolina, senza estetiche, senza nulla. Tanto per farvi capire. E niente, qui abbiamo in pratica questa zona dove spawnano gli smeraldi. Magari per farlo capire come faccio io, mettete un tappetino verde dove escono gli smeraldi. E così un po' si capisce, si dà anche un minimo di decorazione perché è brutto quel blocco da vedere. E nulla, quindi ora andiamo a vedere che funzionerà ovviamente. Quindi attiviamo sempre la leva. E quindi vediamo che ora usciranno qui in alto, non c'è il problema che non escono gli smeraldi, eccoli qua che escono gli smeraldi, tranquilli che funziona. Ok, e poi andiamo a rompere, se qualcuno come al solito non abbia capito qualcosa mi raccomando me lo scrivete in un commento, tranquilli che vi rispondo. E così io magari vi do delle delucidazioni, vi dico cosa potete fare per aggiustare e tutto. Ma ora passiamo alla parte che molti di voi non hanno capito e quindi mi state chiedendo soprattutto questo video per farvi capire un attimo come funziona con i villager. Allora facciamo un attimino questa basetta, tanto per fare un minimo di iso. Poi ovviamente voi qui potete fare i mega colossei, mega grattacieli, quello che volete. Ma basta che fate i meccanismi e mettete i villager. Allora facciamo così: vogliamo mettere qui un villager stupido, è molto bello. Non lo so, vogliamo fare tipo una specie di struttura così, va bene. Qui ovviamente lo chiudiamo per evitare che sto babbo scappa. Ok, in questo modo. E poi mettiamo tipo qui uno steccato, eccolo qua. Quindi, vabbè, già il meccanismo avete capito tutti, quindi possiamo levare.
Ok, prendiamo questa specie di zona e mettiamo i villager. Ovviamente dobbiamo fare altre perché i villager non è, cioè non è uno solo come su PC. Qui abbiamo più villager. C'è ad esempio un villager che ti dà l'armatura, un villager ti dà l'arco, uno ti dà la spada e così via. Quindi vi faccio vedere un attimo, ok. E andiamo a mettere i villager. Allora, qui c'è il primo villager, ovviamente è bianco, lo ammazziamo subito. Vi consiglio di fargli una bella spada acutezza 5, così li ariamo di nuovo bianco. Voi dovete avere un attimo di pazienza finché non vi esce il villaggero marrone, ecco qua. Però finché ti fa questi scambi lo potete ancora uccidere. Andiamo ancora alla ricerca dei villager. Ovviamente quando servono ci sono tutti i villager ritardati. Questo non serve perché c'è quello che dà l'armatura migliore. E quindi è tutto un processo. Dovete cercare ad esempio questo qua vi dà del cibo, no? Ora noi per sbloccare gli altri scambi dobbiamo prendere sempre questi smeraldi. Gli diamo gli smeraldi a sto babbo, comprandoci questo pane, e lui ora vedrete che sbloccherà gli altri scambi. Intanto qui si mette un altro villaggero e vediamo quello che ci dà. Ad esempio questo qua ci dà l'armatura. Intanto questo qua ha sbloccato gli altri scambi, comprate tutto e così vedete che questo villaggero avrà i massimi scambi sbloccati. Ecco qua, con tutti gli scambi, e poi sbloccherà ora altre cose. Mentre questo vedete che a poco vi sta scambiando le, cioè vi sta dando altre cose da comprare. Ed ecco qua che questo villaggero già vi dà tutti questi scambi. Allora comunque il villaggero ad esempio a un certo punto finirà tutto il pane, ma voi questo pane lo potete ripristinare fino all'infinito comprando gli altri oggetti, ovvero le mele, i biscotti, le torte eccetera. Dovete finire tutti gli altri oggetti per poi farvi ricomparire di nuovo il pane. Mentre questo vedete che ha sbloccato anche una corazza in diamante. Ora adesso noi ci trasferiamo in un mondo dove ho già costruito le bedwars, così vi faccio vedere un attimo come funziona. E quindi queste qua sono tutte le armature che vi dà il villager. Poi aspettate prima di trasferirci, vi consiglio anche di mettere una crafting table ed una cassa per contenere i materiali, ovvero gli smeraldi, raccogliete qua e li mettete dentro la cassa. E poi questo perché ci sarà anche un'isoletta dove spawnerà il ferro, se volete farla andate qui e vi craftate le armature in ferro. Poi anche per i diamanti, prendete i diamanti al centro, andate qua e vi craftate le cose in diamante. Poi al centro dovrebbe spawnare anche l'oro, se volete con l'oro potete farvi le mele d'oro, anche le meloppie. Sto babbo vi dà le mele, vi prendete le mele, poi le circondate con l'oro e vi fate le mele d'oro. Allora raga, ora noi ci vediamo in una Bedwars già costruita, così vi faccio un attimo vedere le ultime cose che restano da vedere. Ok raga, eccoci in una mappa Bedwars. Allora vi faccio vedere un attimo come funziona. Qui ci sono tutti i villager. Allora vi faccio vedere un attimo quelli che sono stretti e misurati, cioè quelli indispensabili. Allora il villaggero che vi dà arco con frecce. Poi quello che vi dà i picconi, ovviamente per rompere il letto, cioè per rompere l'ossidiana, ecco. Poi quello che dà l'armatura, quello che dà il cibo e dopo quello che ci dà le spade, ovviamente. Anche, ci dà anche un'ascia, ma vabbè, la spada è quella importante. Qui ad esempio ho costruito anche l'isola del ferro con il meccanismo sotto. Qui ovviamente c'è anche l'altro meccanismo degli smeraldi, qui l'ho fatto di 3, però vi consiglio di farlo di 4. E qui vi faccio vedere un attimo che ho aggiunto una chest e poi una crafting table. Poi vi consiglio anche di aggiungere delle cose per indicare l'isola, ad esempio lì ci sono le bandiere verdi e qui le bandiere blu, un po' per far capire che questa è l'isola blu, quella è l'isola gialla, quella è l'isola verde e così via. Poi vi consiglio anche di, cioè potete farlo, siete liberi di farlo, i meccanismi potete farli anche in alto, ovviamente con questo che punta il basso. E quindi qui abbiamo il meccanismo del diamante che ovviamente è molto più lungo, ma alla fine sempre quello è il procedimento, raga, mi raccomando non vi perdete. Ecco qui vi faccio vedere un attimo la struttura, ok. E niente, poi abbiamo anche dei meccanismi sotto. Cioè no, questo no, al centro no, e qui tipo c'è il centro dove qui ci saranno diamanti e lì oro. E dopo qui abbiamo anche dei meccanismi sotto, quindi ci sono meccanismi sopra e meccanismi sotto. Comunque la struttura per i meccanismi è questa, ovviamente il dropper lo potete mettere verso sotto se lo fate in aria, così vi punta sotto, oppure se lo fate sotto l'isola come questi qua, il dropper lo dovete mettere verso sopra, è con questa maniera qua che funziona. Quindi il meccanismo l'avete capito,
i villaggeri, avete capito come fare, dovete cercarli finché non trovate il villaggero che vi dà quei determinati scambi. Sì, sarà un po' dura e vi incazzerete un pochino perché non lo troverete subito il villaggero che cercate, ma alla fine vi verranno delle signore Bedus, e per chi non ha la possibilità di scaricare le Bedus moddate come me, si accontenta di queste Bedus e comunque ci si diverte, raga, ci si diverte, perché alla fine l'importante non è tutto, ma il divertirsi. Mi scordavo di dirvi che ci dovrebbe essere anche il meccanismo che vi fa spawnare i blocchi. In questo caso ho messo l'arenaria, ma voi potete mettere qualsiasi blocco volete, quelli era lì sotto. Quindi ci devono essere quello che vi droppa gli smeraldi, quello che vi dà l'ossidiana, e poi quello che vi dà i blocchi, perché i villaggeri non ve li danno. Quindi qui sempre lo riempite con 9 stack di blocchi, ovviamente prima o poi finiranno, ma io vi posso dare anche un altro suggerimento: potete aggiungere ad esempio in quest'inaria degli hopper qua sopra. Vi faccio un attimo vedere, tanto c'è l'autosalvataggio disattivo. Ecco, mettete qui degli hopper, ne potete mettere un altro ancora, cioè potete fare tutto quello che volete. Ecco, in questa maniera ci sono anche altri stack di diamanti, potete mettere altri smeraldi e tutto, potete farli infiniti, serve solamente spazio. E basta, raga. Quindi questo è il tutorial per le Bedwars. Mi raccomando, se non avete capito qualcosa me lo potete dire tranquillamente. Ovviamente la mappa Bedwars dovete costruirla voi con un design vostro. Se volete comunque potete prendere spunto da questa mappa. Ma alla fine l'importante è che fate i villaggeri così, e i meccanismi così, oppure dall'alto verso il basso, tipo in quella maniera, ma alla fine la struttura non cambia, cambia solamente il dispenser, che qui è verso il basso e lì è verso l'alto. Quindi raga, vi chiedo per questo video, lo so che sono tanti, ma so anche che ci possiamo arrivare, vi chiedo 100 like, raga, so che ci possiamo arrivare, mi raccomando, fatemi vedere che possiamo arrivare a questo traguardo, perché ancora non ci siamo mai arrivati quando li ho chiesti, e voglio vedere un attimo se ci arriviamo, raga. Quindi vi lancio questa sfida. Quindi raga, Dyflex è tutto, o meglio, da sto vecchio pazzo che ha finito di lavorare anche oggi. No, vabbè, ovviamente è ironico. E niente, bella raga.